226 opere giunte da ben 120 artisti italiani, 25 dei quali hanno partecipato per la prima volta, e ben 4 vincitori. Si tratta di Cartonsea, il premio nazionale di umorismo e satira giunto alla 14ª edizione, promosso dall'azienda fanese Sea Gruppo, che si occupa di attività di formazione e progettazione nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante il vuoto e l'assenza lasciata dalla scomparsa del suo ideatore, padrone di casa, Oscardo Severi, sabato 28 settembre a Palazzo Bracci Pagani si è svolta, dopo una lunga riflessione, la nuova edizione del concorso dal titolo «Voi umani, emancipati o bullizzati dalle macchine». Un appuntamento che ha assunto nel tempo una rilevanza nazionale nel panorama satirico ed artistico, rivolto a tutti gli artisti italiani, che permette di riflettere su temi attuali ed importanti. Direttore, un'edizione particolare in quanto dedicata al fondatore scomparso Oscardo Severi. Questa edizione è tristemente particolare perché in corso d'opera è venuto a mancare il suo ideatore, quindi la scelta di portarla a termine è stata difficile, ma abbiamo pensato che comunque questo potesse essere uno dei migliori modi per ricordarlo. La comunità di Cartonsea, tutti gli amici, gli autori che negli anni hanno avuto modo di conoscerci, conoscere Oscardo e di partecipare, hanno del tutto spontaneamente ha iniziato ad inviarci delle vignette, dei lavori dedicati, tant'è che abbiamo deciso di fare una sezione speciale dedicata a queste, di cui ne abbiamo appunto fatto una porzione della mostra e una sezione del catalogo. Lei è colei che insieme ad Oscardo Severi ha organizzato da sempre questa edizione di Cartonsea. Ovviamente l'idea è stata di Oscardo Severi, che nel 2009, in occasione del ventennale dell'azienda, voleva così lasciare un segno particolare per questa manifestazione, per questo momento, e allora si inventò questo concorso. Poi l'iniziativa piacque molto a tutti, ai dipendenti, agli artisti, ai clienti che ricevettero il primo catalogo, e allora da lì si è deciso poi di replicarla tutti gli anni. Ormai questa è la 14ª edizione, quindi è 15 anni che la organizziamo. 4 i premi consegnati dopo l'attenta valutazione della giuria, composta dai vincitori della passata edizione. Grand Prix, assegnato ad Andrea Pecchia con l'opera Voi umani, ex equo per Margherita Allegri e Chevoland per il premio Prix Cartonsea, mentre il giovanissimo Marco Caverni si è aggiudicato il premio Rigone. Andrea Pecchia, lei è il vincitore della 14ª edizione di Cartonsea. Che cosa ha rappresentato? Il mio disegno va un po' a ragionare per assurdo, cerca di immaginare l'intelligenza artificiale da qui a, insomma, a un po' di anni, e per assurdo parla nel senso che l'intelligenza artificiale si potrà addirittura riprodurre, arrivare a dei livelli molto, insomma, che neanche noi ci immaginiamo adesso. I miei disegni cercano di spiegare la realtà, o quello, il messaggio, attraverso, insomma, solo l'immagine, non magari attraverso quello che può essere la vignetta vera e propria con il testo, eccetera. Davide, lei è il presidente di giuria di questa edizione di Cartonsea e a lei è riservata una sezione di quest'area. Come appunto vincitore della scorsa edizione sono stato anche il presidente di giuria di questa. Come ogni anno, al vincitore dell'edizione passata è dedicata una monografica di, insomma, una raccolta di vignette un po' più simboleggianti il proprio lavoro, insomma. I preziosi lavori, esposti a Palazzo Bracci, saranno visitabili fino al 12 di ottobre in orario serale, dalle 21 alle 23.